Bene, dopo questa curiosa invenzione siamo alla seconda parte del programma Focus, oggi l'alimentazione giusta per le cosiddette terze età, parliamo delle persone dai 65 anni in su. Allora, professor Schiavo, diamo innanzitutto una definizione, come dire, nutrizionistica dell'anzianità, della vecchiaia. Innanzitutto che non è una malattia, è vero, come molti pensano, ma una fase fisiologica della vita. Si può vivere ugualmente bene in vecchiaia, prevenendo molte malattie tipiche quando gli anni passano? Ma per quanto riguarda la definizione, oggi diciamo tra le definizioni ufficialmente adottate è considerato anziano chi ha compiuto almeno il 65esimo anno di età. Però è anche vero che a causa dell'allungamento medio della speranza di vita, vi ricordo che in Italia si parla di 85 anni nel caso delle donne e 82 Sì. anni nel caso degli uomini, è stata, se vogliamo, creata una nuova categoria di anzianità e si vanno a dividere, se vogliamo, le persone in quelle che hanno più di 65 anni, che appartengono alla cosiddetta terza età, nel momento in cui sono caratterizzati da un buono stato di salute, da un inserimento sociale, una disponibilità, se vogliamo, anche di risorse, mentre invece alla quarta età sono classificate quelle persone che sono caratterizzate fondamentalmente da un decadimento fisico piuttosto che da una dipendenza dagli altri. E Sì. allora a questo punto la Società Italiana di Geriatria propone nel tempo di poter portare, se vogliamo, di aggiornare questo concetto di anzianità e di portarlo al 75esimo anno di età come età ideale, se vogliamo, per Questa è una definire. buona notizia, diciamo, per tutti. Dico sì, dico età ideale perché purtroppo non esiste un momento dove uno fino a ieri non era anziano e poi da domani in poi diventa anziano. Certo è che il grado, se vogliamo, di autosufficienza è quello che poi condiziona notevolmente, anche dal punto di vista, come vedremo, nutrizionale, il benessere e il buono stato di salute Sì. comunque della persona che è un po' più avanti con Sì. l'età. Professore, elenchiamo un po' poche regole base dell'alimentazione in questa terza età o la quarta età, se vogliamo, perché sono convinto anche io, siamo convinti che ormai siamo in piena quarta età e quindi, come dire, dobbiamo un po' rivedere, ecco, fare una revisione dei vecchi schemi e delle classificazioni. Quindi poche regole base dell'alimentazione in terza età che riguardino per esempio l'acqua, le calorie sono importanti, il tipo di cibo, la modifica della preparazione anche dei cibi in base ai cambiamenti fisici di noi che andiamo avanti insomma, nell'età. Insomma, proteine, grassi, carboidrati possono essere sempre presenti sulla tavola degli anziani in un giusto equilibrio in linea con la dieta mediterranea, o è meglio invece pensare a ricorrere a una restrizione calorica, come spesso si legge? Sì, diciamo che il concetto da tenere ben presente è proprio quello che l'anzianità non è una malattia, chiaramente, ma è una condizione fisiologica della vita. Per Sì. cui nel corso della nostra vita, da quando si nasce fino a quando si diventa un po' più, diciamo, ecco, anziani, c'è una modifica proprio della composizione corporea. Quindi noi abbiamo, per esempio, nella nostra composizione corporea un grande quantitativo di acqua quando siamo più piccolini, mentre invece l'acqua corporea tende a diminuire nell'età più anziana, stesso discorso per quanto riguarda la massa muscolare. Allora l'anziano deve essere considerato come una macchina che mano a mano sta cambiando motore e di conseguenza deve cambiare anche il tipo di benzina. Dal punto di vista dei nutrienti, l'alimentazione, diciamo, dell'anziano deve essere comunque un'alimentazione sia quantitativamente ma anche qualitativamente corretta, soprattutto se l'anziano poi è caratterizzato da alcune patologie, se prende dei farmaci. Però come regola generale sicuramente l'introito di carboidrati, soprattutto quelli semplici, quindi gli zuccheri, è quello che deve essere sicuramente ridotto perché ha un potere infiammatorio importante. La quantità e la qualità delle proteine possono essere, anche secondo le ultime linee guida della Società Italiana di Nutrizione Umana, mantenute a 0,81 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo. Per quanto riguarda invece la quantità dei grassi, è chiaro che ormai è risaputo anche in letteratura che è meglio preferire i cosiddetti grassi poliinsaturi invece dei grassi cosiddetti saturi, quindi molto meglio preferire il pesce, soprattutto il pesce Sì. azzurro, i cereali, i legumi, i semi oleosi, che non invece comunque le carni rosse. Per l'amor di Dio, senza demonizzare,
diciamo, Sì. ecco, l'importante è che non diventi la regola quotidiana, ecco, il consumo di alti livelli di latticini, di carni rosse e, diciamo, di prodotti che contengono molti di questi grassi saturi. Professore, immagino che non si può generalizzare, ma bisogna sempre personalizzare questi numeri, no? Queste percentuali per ogni persona, come dire, che è a sé stante. Assolutamente, questo probabilmente è il concetto più importante da mettere in evidenza. Per tutti quanti noi, quindi anche per la persona, diciamo, un po' più anziana, l'alimentazione deve essere cosiddetta tailor-made, dico io, ovvero deve essere costruita addosso, come un vestito Sì, sartoriale, sì. a quella persona. Proprio perché ci potrebbe essere una persona di 65 anni che ha uno stile di vita molto molto attivo, una massa muscolare ben sviluppata e di conseguenza ha bisogno di più proteine, per esempio, di più carboidrati, di più grassi, di più calorie in generale, rispetto ad una persona della stessa età, della stessa altezza, che magari ha una vita molto più Sì. sedentaria. Quindi il concetto è quello di adeguare il tipo di carburante che noi mettiamo nella nostra macchina corporea in base non solo a che macchina ci abbiamo, ma anche a come la portiamo questa macchina. Sì, certo. Ecco, professore, possono esserci cambiamenti fisici, personali che cambiano poi il rapporto con il cibo? Perché con l'età non cambia solo i capelli che diventano grigi, non so, la pelle che insomma si raggrinzisce, ma cambiano anche tante altre cose, per esempio l'olfatto, no? Il gusto, che un po' possono essere modificati, la solitudine, alla quale spesso molti anziani sono costretti perché, per esempio, uno dei due partner se n'è andato, insomma, è passato a miglior vita. Anche il reddito, è vero, può incidere sulla, come dire, sulle scelte di cibo, e quindi possono, voglio dire, il mangiare non è solo un fatto fisiologico, può avere anche risvolti Assolutamente. psicologici. Cosa possiamo dire di rassicurante, di incoraggiante per chi ci ascolta? Allora, tanto è vero, ecco, quanto lei sta dicendo, che nel 2018, dove c'è stata comunque un'ultima modifica della piramide alimentare della nostra dieta mediterranea, alla base della piramide alimentare, che prevede tutti quei comportamenti, tutti quegli atteggiamenti, tutti quegli alimenti che normalmente Sì. dovrebbero essere utilizzati con maggiore frequenza, vi è anche una bella figura che riguarda la convivialità, ovvero la convivialità viene definita nella piramide alimentare come quasi un alimento, cioè un Sì. modo di essere per portare comunque le persone a poter soddisfare anche il loro palato, però in compagnia, a riscoprire comunque la convivialità, a riscoprire dei Sì. sapori, quindi il più possibile utilizzando degli alimenti che non sono particolarmente trattati, alimenti, diciamo, maggiormente Ecco, a dalle chilometro immagini che vediamo, zero. professore, mi scusi se interrompo, Certo. vediamo un esempio di quella convivialità a cui lei si riferisce. È fondamentale perché in questo modo la persona, diciamo anche un po' più avanti con l'età, si sente parte integrante del suo percorso non solo di tipo alimentare ma anche di tipo sociale e quindi anche preparare il cibo insieme. Ecco, io consiglio spesso alle persone, diciamo ai nonni soprattutto, di invitare i loro nipotini a casa, non voglio dire per guardare la televisione, per giocare, anche quello ci deve essere, ma magari per preparare della pasta fatta in casa, eventualmente per preparare un dolce fatto in casa. Perché questo crea anche dei rapporti molto più intimi e quindi poi la persona si sente anche molto più motivata nel poter consumare quel cibo. Una persona che a casa Sì. da sola tende comunque a consumare dei cibi precotti, dei cibi che magari non devono essere cucinati, soprattutto se non ha un reddito molto, diciamo, ecco, che permette di poter comprare dei prodotti freschi, utilizza dei prodotti comunque confezionati che sono molto ricchi di carboidrati, molto ricchi di grassi. Quindi pensate a delle persone che magari utilizzano alimenti molto ricchi di zuccheri e poi contemporaneamente fanno una terapia, per esempio, per il diabete, Sì. Sì. oppure che hanno, non lo so, utilizzano alimenti molto ricchi di sale e fanno la terapia per l'ipertensione. È chiaro che il loro quadro clinico, il loro quadro comunque, di salute tende a non migliorare in funzione della cura che stanno facendo, perché purtroppo poi la cura viene un po' repressa dallo stile alimentare che non è adeguato e non è idoneo. Ecco, professor Schiavo, ma lo stare a tavola degli anziani non esclude che poi essi debbano sapersi alzare dalla tavola, insomma. La vita dell'anziano non si svolge in poltrona, soltanto in poltrona oppure a tavola davanti a un piatto, ma anche per muoversi, per fare tutti i movimenti possibili, per spendere, insomma, le calorie con l'attività fisica giusta. Certo,
Ci sono dei diversi studi che addirittura dimostrano come sia proprio la restrizione calorica un pochino il segreto, tra Sì. virgolette, per vivere più a lungo. In realtà, diciamo, questo è un concetto che ormai da quasi 10 anni si sta affacciando nel mondo delle scienze dell'alimentazione. Però la cosa da tenere ben presente è che restrizione calorica non deve essere poi sinonimo di malnutrizione, Certo, cioè bisogna devi. diminuire la quantità delle calorie, però queste calorie devono essere qualitativamente corrette, perché diciamo, la malnutrizione, soprattutto nell'anziano, insieme alla disidratazione, sono comunque sempre dietro l'angolo. Per quanto riguarda invece il movimento, ma niente di particolare, però se già per esempio uno abita, non lo so, in un condominio dove magari c'è l'ascensore, ma magari abita al primo o al secondo piano e ha le condizioni chiaramente cliniche, osteoarticolari per poter sostenere chiaramente il fatto di salire e scendere le scale, piuttosto di non prendere necessariamente la macchina se deve fare delle faccende che comunque potrebbero essere fatte anche camminando all'aria aperta, il tempo permettendo, e ripeto, sempre condizioni cliniche permettendo, questi piccoli accorgimenti durante la giornata, perpetuati nel tempo, quindi fatti in maniera regolare, possono comunque dare quel valore aggiunto per controllare anche il peso, perché non solo per mantenere il peso bisogna introdurre meno calorie, ma c'è anche un'altra strada che purtroppo è molto poco utilizzata, che è quella di cercare di aumentare il dispendio energetico, in quanto il mantenimento del Sì. peso è determinato da un equilibrio, se vogliamo, tra quello che noi introduciamo come calorie con l'alimentazione e quello che noi spendiamo come calorie per tutte le nostre attività, sia vitali e sia, diciamo, extra vitali. Per cui, come un po' in tutte le cose, il giusto connubio è cercare di trovare dei giusti equilibri, sia quantitativi, ma soprattutto nel caso dell'anziano, qualitativi. Sì. Ecco, professore, ma vediamo per un attimo, diciamo, vediamo l'anziano e l'alimentazione anche da un'altra angolazione che non sia la nostra. Io che racconto la medicina tutti i giorni, la salute, lei che fa il professore, che fa il professore all'università e il nutrizionista nella professione, Sì. vediamolo dalla parte dell'anziano. Ecco, nella sua esperienza. Poi lui, l'anziano, lei, l'anziana, su che cosa si concentra, di che cosa si preoccupa, che cosa chiede soprattutto? A parte quello che lei come professore, come nutrizionista può consigliare. Ma diciamo che io le principali domande che faccio spesso quando mi capita di incontrare una persona anziana che deve correggere, Sì, diciamo, la sì. sua alimentazione, nella stragrande maggioranza dei casi è per un problema di tipo clinico, che possa essere soprattutto le patologie cardiovascolari, il diabete, l'ipertensione arteriosa o purtroppo anche un'alimentazione per condizioni di tipo oncologiche. Quindi Sì. la prima cosa che cerco di chiedere comunque a queste persone è se hanno eventualmente la possibilità di cucinarsi da soli, piuttosto che se c'è qualcuno che li aiuta, perché è molto importante creare intorno alle persone, soprattutto a quelle sole, una rete che possa comunque permettere loro di poter seguire degli eventuali consigli. Perché è facile, voglio dire, anche per me poter dare un consiglio e dire mangiate tutti i giorni pesce azzurro piuttosto che legumi o i cereali. Però se non ci sono le condizioni sia economiche, sia familiari e sia sociali che possano sostenere questo tipo di discorso, e allora lì la faccenda diventa sicuramente un po' più complicata. Quindi bisogna entrare molto bene nella vita di queste persone, nell'anamnesi, cercare di capire come Certo, possano sì. seguire un regime alimentare, ma cercare anche di capire come questo regime alimentare si possa inserire bene nel contesto della loro vita. Ecco, l'ultima domanda, poi concludiamo. Durante le sue Sì. lezioni all'università, davanti agli studenti, ecco, quali reazioni ci sono da parte di giovani, giovanissimi, insomma, che studiano e frequentano diciamo, la sua materia in aula? Rispetto a questi temi che però sono distanti da loro, insomma, cioè i temi che riguardano appunto l'alimentazione, il cibo per le persone che hanno più di 65 anni. Insomma, c'è attenzione, c'è distacco, c'è attenzione, c'è, come dire, la giusta proiezione, ecco, verso questi temi.
Ma diciamo che devo essere sincero, l'Università di Salerno, in particolare il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria della Scuola Medica Salernitana, da questo punto di vista è un po' in controtendenza rispetto a tante altre università. Noi siamo uno dei pochi dipartimenti che insegna la scienza dell'alimentazione nella facoltà, nel dipartimento, diciamo, il corso di laurea in medicina e chirurgia. E sembra strano che, ecco, un medico non studi le scienze dell'alimentazione quando invece, come ha detto lei all'inizio, l'alimentazione e la nutrizione è centrale in tantissime, diciamo, Sì. materie. E quindi da un paio d'anni, fortunatamente, con l'aiuto del nostro direttore del dipartimento, comunque alla fine siamo riusciti ad inserire anche le scienze dell'alimentazione tra le materie. E quando si parla, e soprattutto in medicina interna, quindi in geriatria, di quelli che possono essere il ruolo del management, comunque dell'alimentazione, della gestione clinica della persona anziana, devo essere sincero che molti studenti ancora non considerano, se Sì. vogliamo, l'alimentazione come quasi un farmaco che uno può prendere tutti i giorni e che può essere di ausilio alle eventuali terapie che poi chiaramente il medico deve prescrivere alla persona in età geriatrica in base alle Sì, proprie sì. condizioni cliniche. Però, se devo essere sincero, la situazione negli ultimi anni, diciamo, è molto molto migliorata, c'è maggiore diciamo consapevolezza che l'alimentazione può giocare realmente un ruolo centrale nello spostare l'equilibrio della salute di tutte le condizioni Sì. fisiologiche della vita, tra cui anche quella dell'anziano. Ecco, e lei si trova anche in una fortunata coincidenza, perché il direttore è sempre il professor Vecchione. Il direttore è sempre il grande professore Carmine Allora, Carmine Vecchione. Vecchione, lei deve sapere che oltre a essere un patologo, un cardiopatologo, eccetera, Endocrinologo. è anche impegnatissimo sui temi dell'invecchiamento, perché noi facemmo Assolutamente qualche anno fa, lui ha fatto anche lui una ricerca sugli anziani. E sì. Assolutamente sì. come dire, su quelli che possono essere le leve genetiche che possono indurre gli anziani verso la lunga età, verso la longevità, soprattutto lui con un professore che adesso credo non sia più all'Università di Salerno, fecero una ricerca molto dettagliata, molto precisa su un campione di anziani del Cilento. E Assolutamente. quindi in effetti è un direttore sensibilissimo ai temi dell'anzianità e della lunga vita. Anche adesso, diciamo, sull'effetto di alcune sostanze nutritive, tipo la Sì. nutraceutica, comunque sulle patologie cardiovascolari e quant'altro. Per me è Quindi un'occasione per salutare il professor Vecchione, spero di averlo presto, di riaverlo per una intervista. Anche lui è un abile conversatore, insomma, come lei. assolutamente sì. Sì.